Oggi pomeriggio a Castel Bolognese, decima manifestazione per la variante indetta dal Consiglio Comunale di Castel Bolognese su idea del Comitato Circoliamo per Castello, un'opera che mette insieme tutti i colori politici. Vediamo. Una circonvallazione per Castel Bolognese, è un'opera richiesta un po' da tutti, da maggioranza e opposizione, Sindaco. Sì, è la prima volta che finalmente maggioranza e opposizione ritengono questa opera indispensabile per il territorio, perché la circonvallazione non è un problema solo di Castel Bolognese, ma è un'infrastruttura fondamentale per tutto il territorio faentino. E mi fa veramente molto piacere che i miei colleghi sindaci del territorio hanno risposto e rappresentanti nazionali di maggioranza e opposizione condividono questo progetto. Per cui finalmente si sta creando le basi per poter in un futuro, speriamo il più prossimo possibile, realizzare questa infrastruttura fondamentale. Diciamo che ho avuto l'incontro sia con il ministro Matteoli sia con il direttore generale del Ministero delle Infrastrutture che segue le strade statali. Abbiamo incominciato a esaminare la possibilità del progetto esecutivo per quanto riguarda la circonvallazione di Castel Bolognese. È un documento necessario per poter inserire questa opera sia nel piano quinquennale 2010-2015 o in alternativo sulla legge obiettivo. Il ministro Matteoli mi ha assicurato il pieno appoggio, ci stiamo muovendo per ottenere il finanziamento di 600.000 euro necessario per la stesura del progetto esecutivo necessario per avviare l'iter dell'opera. Siamo, non dico ottimisti, realisti, bisogna tutti quanti insieme, tutte le forze politiche senza distinzione di sorta, muoverci per questa che è una battaglia per il comune di Castel Bolognese e nell'interesse di tutti i cittadini. Io mi impegnerò in questo senso. Ma io credo che bisogna testimoniare la vicinanza della politica anche faentina a un'iniziativa come questa, un'iniziativa importante. Castel Bolognese aspetta da tanti anni la variante, la circonvallazione, e credo che se noi parliamo di comprensorio, di necessità di unire i comuni, anche Faenza non può esimersi dal preoccuparsi di questa questione, di provare ad aiutare Castel Bolognese nell'arrivare in fondo al progetto della nuova circonvallazione. Insomma.